Il problema della disoccupazione è al centro del programma di Pietro Foglia, presidente del Consiglio regionale della Campania e candidato alle prossime elezioni a sostegno di Stefano Caldoro. Il presidente Foglia ieri pomeriggio ha incontrato l'elettorato di Rotondi con l'altra candidata irpina per il nuovo centrodestra, Angelina Aldorasi. La priorità per l'Irpinia credo che sia oramai l'occupazione giovanile. Credo che noi dobbiamo puntare su questo perché noi siamo arrivati a dei livelli, a delle percentuali di disoccupazione giovanile e anche femminile per la verità che non sono più sostenibili. Noi consentiamo che i nostri giovani lascino le nostre città, i nostri paesi, le nostre comunità e sono giovani con un alto grado di istruzione e molte volte, anzi spesso, sono dei cervelli che noi dovremmo trattenere qui se immaginiamo poi di assicurare un futuro a questa terra. Ma le proposte soprattutto legate al lavoro dei giovani, al lavoro che non c'è, al lavoro che deve necessariamente partire dai territori, attraverso una politica mirata sui territori, utilizzando tutte le risorse che in ambito regionale, ma anche attraverso i fondi europei, noi possiamo reperire. I giovani devono trovare lavoro nel loro territorio, i giovani devono avere delle qualifiche spendibili nel proprio territorio, sia nell'ambito del turismo, sia nell'ambito della filiera enogastronomica con le eccellenze dei nostri prodotti, sia anche in ambito di tutto quanto può ruotare intorno ai servizi delle persone.